Buonasera a tutti. Molti ringraziamenti al professor Francesco Cavalli Sforza, docente di genetica e antropologia all'Università San Raffaele. Lo ringrazio di essere per la prima volta da noi. A te la parola e buon ascolto a tutti. Molte grazie. Beh, grazie di essere venuti così numerosi, mi spiace vedere che molti di voi sono in piedi. Insomma, spero che almeno la conferenza meriti anche per chi la deve ascoltare in piedi. Io conto di parlare un mezz'ora, tre quarti d'ora e poi possiamo rispondere a qualunque domanda, discutere qualunque argomento vi interessi. Non ho portato proiezione perché a che spalla di geni, popoli e lingue e non di diapositive, mi sembra meglio affidarmi solo alla parola perché è anche di questo che andiamo a parlare. Alcuni di voi magari avranno già visitato la mostra, altri avranno occasione di farlo in questi due o tre mesi in cui rimane aperta. Oggi siamo in quasi 7 miliardi di persone sulla Terra e qualcosa come 6.000 popolazioni distinte proprio dalla lingua che parlano, la lingua naturalmente quella che ci permette di comunicare fra noi e che crea un ostacolo alla comunicazione con chi è di lingua diversa, per cui di fatto le popolazioni si identificano con le lingue che parlano. È stato difficile ricostruire la storia di come queste 6.000 popolazioni sono venute ad esistere sulla Terra a partire dalle popolazioni stesse, ma già che è stato fatto in questi ultimi 50 anni è molto più facile adesso raccontarla partendo dalle origini e seguendo la storia di come abbiamo popolato tutta la Terra. Oggi sappiamo che la discendenza umana non ha seguito una linea sola. Ci sono voluti 150 anni per capirlo. Le prime ossa di Neanderthal sono state scoperte negli anni 50 dell'Ottocento. Era la prima volta che si trovavano ossa così chiaramente umane, ma al tempo stesso così diverse dalle ossa degli uomini di oggi o dell'Ottocento, che per parecchio tempo non si è voluto accettare che si trattasse di una specie umana che era esistita prima di noi negli stessi luoghi in Europa, ma che era scomparsa. E poi con il tempo l'evidenza si è imposta perché sono aumentati i ritrovamenti e allora ci si è convinti che Neanderthal dovesse essere l'antenato di tutti noi europei, che in qualche modo fossimo cambiati nel tempo. Oggi sappiamo che non è assolutamente così. La mostra ci testimonia efficacemente quante e quali sono le principali specie umane comparse sulla Terra in questi 2,5 milioni di anni, da quando parliamo di genere umano, e sono sicuro che Telmo, che è stato qui qualche giorno fa, ve ne avrà già raccontato a chi era presente. Comunque c'è la mostra a documentarlo. Ora, come si crea, come è venuta a crearsi questa varietà di tipi umani? Com'è che intorno ai 40.000 anni fa, quando l'uomo moderno mette piedi in Europa per la prima volta, c'erano 4 o 5 diverse specie umane sul pianeta? Sappiamo come avviene la trasmissione dei caratteri genetici. Sappiamo che ciascuno di noi riceve metà del proprio patrimonio ereditario, cioè un filamento di DNA da suo padre e un altro filamento di DNA da sua madre. Questa ricombinazione dei caratteri genetici dei genitori nei figli, che avviene ad ogni generazione, mantiene sempre una grande varietà nella specie. Ma ad ogni generazione intervengono sempre alcune mutazioni che portano delle novità, possono modificare dei caratteri ereditari e vengono trasmesse alla discendenza. Per la maggior parte queste mutazioni sono sostanzialmente neutre, in molti casi sono dannose, ogni tanto portano dei piccoli vantaggi e queste sono fondamentali ai fini dell'evoluzione della specie.
Ora, quando due popolazioni di una stessa specie vivono in ambienti separati e non hanno scambi fra di loro, nel corso del tempo tendono a differenziarsi progressivamente. Le mutazioni si accumulano. Dopo un numero elevato di generazioni, le popolazioni possono non essere più in grado di incrociarsi fra di loro. Nascono così specie diverse. Possiamo immaginare il flusso di DNA come se fosse un fiume che per via degli ostacoli fisici che incontra a un certo punto si separa magari in due rami diversi e poi incontra valli, cadute, si separa di nuovo, genera altri rivoli e tutte queste acque, per così dire, dove ciascuno di questi fiumi diventa una diversa specie, una diversa discendenza di specie, una volta separate fra loro non si incontrano più, per cui la varietà delle specie viventi continua ad aumentare nel corso del tempo e lo stesso è successo per le specie umane. Nei 2,5 milioni di anni di storia che segniamo al genere umano, gli uomini erano pochi, erano molto sparsi e nel corso del tempo hanno dato origine alle specie di cui possiamo oggi vedere giusto qui in mostra le ossa e alcune ricostruzioni. Nell'uomo, perché possano formarsi specie diverse, occorre circa 500.000 di anni. E nei 2,5 milioni di anni passati dalla comparsa degli esseri umani è del tutto plausibile che più volte siano avvenute queste separazioni in diverse specie. Ora, come viveva l'uomo antico? Fino a 10.000 anni fa siamo stati tutti cacciatori raccoglitori, quindi per oltre il 99% della nostra storia tutti gli esseri umani sul pianeta sono vissuti di caccia e raccolta. L'economia di caccia e raccolta e pesca ha delle caratteristiche sue particolari. Prima di tutto permette una densità bassissima, perché praticamente un chilometro quadrato di foresta, di savano, di terreno collinare permettono la sussistenza di 0,1 individui, cioè perché un individuo trovi abbastanza da mangiare, cacciando e raccogliendo quello che esiste in natura, ha bisogno di 10 km quadrati. Quindi, come potete facilmente immaginare, tutti i primi gruppi umani, fino a tempi molto recenti, sono stati di dimensioni abbastanza piccole. Tipicamente una banda di caccia è formata di 25-30 individui, una tribù è formata di circa 500 individui. Questi sono due numeri che gli antropologi chiamano numeri magici, perché si ritrova in tutto il mondo bande più o meno di 25-30 individui e tribù più o meno di 500. E questo è dovuto a questo stile di vita comportato dalla caccia e dalla raccolta, il quale comporta anche un nomadismo continuo, perché bisogna seguire gli animali nelle loro migrazioni, bisogna seguire i cibi, le piante che si possono raccogliere con il variare delle stagioni, e comporta anche un attento controllo delle nascite, perché non si può aumentare di numero più di un tanto. Ne abbiamo un esempio splendido fra i pigmei, che sono fra le poche popolazioni cacciatori e raccoglitori sopravvissute fino ai giorni nostri. I pigmei mediamente distanziano le nascite di circa 4 anni l'una dall'altra. Perché? Perché spostandosi frequentemente nella foresta tropicale, in marcia magari di 10, 20, 30 chilometri, che possono durare anche più giorni, l'uomo porta la rete da caccia, la lancia o la balestra, quelli che la usano, e i coltelli, insomma le armi. La donna porta l'ultimo nato, che non è in grado di camminare, e quel minimo di strumenti che servono per fare cucina. Per cui è necessario che il figlio precedente sia già in grado di camminare, quindi deve avere 4-5 anni per poter seguire i genitori in queste marce. Ora, nell'arco della vita fertile di una donna, in questo modo, distanziando le nascite 4-5 anni,
nascono mediamente 4-5 figli. Su 4-5 di solito solo 2 riescono a sopravvivere fino all'età adulta, per cui una popolazione come quella pigmea rimane sempre sostanzialmente stabile. I numeri non aumentano mai o aumentano molto poco, e questo è necessario perché altrimenti la foresta in cui vivono non fornirebbe mezzi di sussistenza sufficienti. I modi poi di ottenere questo controllo delle nascite sono molteplici e vanno da un tabù su rapporti sessuali completi fino per un periodo molto lungo dopo la nascita di un figlio, vanno in un allattamento prolungato che dura fino ai 3-4 anni di età. L'allattamento da un lato conferisce al bambino delle ottime difese immunitarie che gli vengono trasmesse dalla madre e dall'altro diminuisce la fertilità femminile. Quando un figlio nasce comunque, se non in ricorrono all'aborto o addirittura all'infanticidio perché non se lo possono permettere sopra un certo numero. Quando le condizioni sono favorevoli, però, una popolazione umana può aumentare anche di 10 volte in un secolo. Questo succede molto raramente fra cacciatori e raccoglitori, abbiamo però dei casi in cui lo si è visto succedere. I californiani, ad esempio, gli indiani della California, che si sono completamente estinti circa 100 anni fa, quando arrivarono lì i missionari spagnoli, quando gli spagnoli conquistarono praticamente la California, avevano una densità simile a quella delle società agricole. E la ragione era semplicemente che, pur essendo cacciatori e raccoglitori, nei fiumi della California c'era una tale abbondanza di salmoni e di altri pesci che consentivano la vita di comunità molto numerose e fra l'altro estremamente pacifiche, perché procurarsi da vivere era estremamente semplice. Ancora oggi, se vedete i documentari nei fiumi del Canada, non più della California, vedete gli orsi che, quando i salmoni li salgono nel fiume, li tirano su magari con una zampata, e nel periodo in cui c'è la migrazione dei salmoni non mangiano neanche l'intero animale, mangiano soltanto le uova, che sono la parte più buona e nutriente, e lasciano il resto e vanno a pescare un altro salmone. Però che le condizioni siano così favorevoli fra cacciatori e raccoglitori da determinare un tale aumento della popolazione è molto raro. Tenete presente però quella che è la potenza della riproduzione. Se noi prendiamo un singolo batterio, come un'escherichia coli che vive nell'intestino di tutti noi in miliardi e miliardi di esemplari, e che tende, si riproduce in sostanza ogni 20 minuti, se pigliamo un solo escherichia coli e lasciamo che si riproduca virtualmente all'infinito, nel giro di 36 ore, un giorno e mezzo, questo batterio avrà formato una massa di batteri grande quanto l'intero pianeta Terra, solo riproducendosi in due ogni 20 minuti. Ora, nel giro di qualche giorno assorbirebbe l'intero universo. Questo non succede mai per la semplice ragione che non c'è abbastanza da mangiare. E per i batteri, come per ogni organismo vivente, il cibo disponibile è il fattore limitante fondamentale per la crescita. Ciò che osserviamo nella nostra storia antica, quello che deve essere successo a partire da circa 200.000 anni fa, è che una piccola popolazione, che era dell'ordine forse solo di un migliaio o di poche migliaia di persone, a un certo punto ha avuto un notevole successo riproduttivo e ha cominciato ad espandersi, a popolare territori più vasti, a diffondersi tutto all'intorno. Questo a partire dall'Africa orientale. Africa orientale, in una zona compresa fra il Kenya, il Corno d'Africa, l'Etiopia, la Dankalia, l'Eritrea, la Somalia, che è la zona dove sono comparse tutte le più antiche, dove l'uomo è comparso, già l'Homo habilis, dove è comparso anche l'Homo erectus, dove troviamo tutte le più antiche specie umane. Questa nuova specie, diciamo, espandendosi di continuo, ha in sostanza
popolato l'intero mondo. Come è avvenuto questo? All'aumento demografico, e l'aumento demografico è dovuto al fatto che uno è perfettamente adattato al suo ambiente, per cui ne sa sfruttare le risorse, questi uomini erano bravissimi a cacciare e raccogliere. E mano a mano che aumentavano di numero, dovevano spingersi più là verso nuovi territori. Oltre all'aumento numerico si aggiungevano poi problemi igienici considerevoli, perché non appena creavano dei piccoli centri di raccolto, dei villaggi abitati per periodi più lunghi, le condizioni igieniche dovevano nel giro di un tempo non lunghissimo diventare tali da creare epidemie, costringendo tutti quanti a spostarsi più in là. Però la dinamica di base è stata che via via che una popolazione aumentava, una scheggia se ne staccava e andava a colonizzare un territorio più lontano. Intorno ai 60.000 anni fa vediamo questi uomini che già sono uomini moderni, nel senso che sono anatomicamente indistinguibili da noi. Li vediamo uscire al di fuori del continente africano. Per la verità escono una prima volta dall'Africa già intorno a 120.000 anni fa e popolano una parte del Medio Oriente. Poi a partire da circa 108.000 anni fa ha inizio l'ultima grande glaciazione. La glaciazione spinge più a sud gli uomini che già abitavano l'Europa, i Neanderthal. E probabilmente il ritorno dei Neanderthal verso il Medio Oriente ha spinto gli uomini moderni di nuovo verso l'Africa, perché fra i 100.000 e gli 80.000 anni fa non troviamo più traccia di uomini moderni, ma troviamo uomini di Neanderthal negli stessi luoghi abitati prima dai Sapiens. Nelle decine di migliaia di anni successivi vediamo questi uomini moderni diffondersi da un lato a gran parte dell'Africa, dall'altro, traversando la penisola arabica all'altezza dello Shat el-Arab, della punta del Corno d'Africa, scendendo lungo la valle del Nilo, passando attraverso quello che oggi è Suez, li vediamo diffondersi in due direzioni fondamentali, una che segue le coste meridionali dell'Asia, un'altra che dal Medio Oriente si spinge verso l'Asia centrale e di lì poi si spingerà da una parte verso l'Europa, dall'altra verso le Americhe, che saranno... E in questa espansione li vediamo progressivamente popolare il mondo. Arrivano in Australia forse già addirittura 50.000 anni fa e per arrivarci devono superare degli stretti di mare, che benché il mare fosse sceso anche di 60-80 metri di livello per via della glaciazione, che aveva raccolto il ghiaccio sulla cima dei monti e delle calotte polari e soprattutto in tutto il nord del pianeta, facendo scendere di moltissimo il livello degli oceani, però nonostante questo rimaneva pur sempre un tratto di mare di 40-60 km per raggiungere l'Australia, il che vuol dire che questi uomini sapevano già navigare. In tempi poco successivi li troviamo in Asia centrale, a partire da 40.000 anni fa penetrano in Europa, intorno in una data che fra i 30.000 e i 15.000 anni fa, non sappiamo ancora bene quando, traversano lo stretto di Bering, che a quei tempi è ricoperto dai ghiacci, quella che oggi chiamiamo terra di Beringia, e lo traversano magari inseguendo un gruppo di mammut che erano fra gli animali a cui di preferenza davano la caccia a questi nostri antenati. Naturalmente non sono minimamente consapevoli di giungere in un altro continente, ma nel giro di un periodo che può essere anche solo di 1.000 anni o più lungo, popolano tutte le Americhe giungendo fino alla Terra del Fuoco. Praticamente 11.000 anni fa tutto il pianeta è stato raggiunto dall'uomo moderno e a questo punto rimane solo Homo sapiens e di tutte le altre 4-5 specie che ancora nelle decine di migliaia di anni precedenti erano sparse qua e là sul pianeta. La ragione per cui rimane solo Sapiens è probabilmente non è che abbia, diciamo, eliminato fisicamente gli altri tipi umani, non necessariamente. Quello che sicuramente è successo è che avendo questo grande successo in termini di
riproduttivi, in termini di procurare servizi, di organizzazione sociale e così via, ha via via tolto spazio vitale alle altre popolazioni umane che incontrava per strada. Ad esempio i Neanderthal, che avevano abitato non solo tutta l'Europa, ma anche l'Asia occidentale e ancora un po' più in là, per almeno 200.000, forse 300.000 anni, dopo l'arrivo di Sapiens, nel giro di 10-15.000 anni scompaiono. E gli ultimi che troviamo, li troviamo a Gibilterra, quindi all'estremo della penetrazione dell'Europa da parte di Sapiens, perché Sapiens arriva dall'Asia e poi dall'Anatolia. Diciamo che semplicemente Sapiens ha probabilmente tolto spazio vitale agli altri gruppi e alla fine è rimasto solo lui. Ora, notate un effetto collaterale molto interessante di questa migrazione dall'Africa orientale a tutto il resto del mondo, perché la migrazione è avvenuta per progressive scissioni di popolazioni che tendevano continuamente a crescere di numero. Ogni volta che magari da una tribù di 1.000 persone se ne stacca un gruppo, poniamo, di 200 e va a colonizzare un altro territorio, e poi negli anni a venire perde completamente i contatti con la popolazione di origine, evidentemente questo gruppo di 200 non ha dentro di sé tutta la varietà genetica che è caratteristica della popolazione di 1.000 persone che si lascia alle spalle, ma ha solo una frazione, in questo caso avrà un 20% della variazione genetica presente nella popolazione madre. È quello che chiamiamo effetto del fondatore, perché tutti i discendenti di quei 200 che si sono staccati avranno le caratteristiche genetiche di quei 200, evidentemente, non degli altri 800 rimasti indietro, no? E poiché il fenomeno si ripete più e più e più volte nell'arco di 50.000-60.000 anni, noi assistiamo ad un effetto del fondatore seriale che va dall'Africa orientale fino alle ultime isole del Pacifico e che comporta una progressiva perdita di varietà genetica all'interno dei gruppi umani. Una perdita leggera ma evidente, che ha una correlazione precisissima con la distanza dall'origine, nel senso che più ci si allontana dall'Africa orientale e più si vede la varietà genetica all'interno dei gruppi umani diminuire. Questo è stato quello che ci ha permesso di ricostruire con precisione la storia della specie. Oggi gli strumenti stanno diventando così raffinati, gli strumenti di analisi, che cominciamo ad essere in grado di dire quante persone hanno colonizzato, per dire quale parti d'Africa, in quali migliaia di anni. Cominciamo, a partire dai dati genetici e statistici, ad essere in grado di ricostruire in estremo dettaglio la storia della specie, anche dove è scomparsa qualunque testimonianza di tipo archeologico. Ora, qual è il vantaggio che ha permesso a questi uomini moderni di colonizzare tutto il mondo quando la maggior parte del mondo, tranne le Americhe e l'Australia, era già abitato da altri tipi umani che vi si erano insediati con successo, disponevano di buone tecnologie? Nel momento in cui l'Homo sapiens compare, usa lo stesso tipo di strumenti di pietra dei suoi predecessori e degli altri tipi umani suoi contemporanei. Quindi la tecnologia è la stessa. In effetti, per oltre 1 milione di anni, notiamo pochissimi sviluppi e innovazioni nella produzione di strumenti di pietra. Fra più di 1 milione di anni fa, fino a quasi 100.000 anni fa, si usa sempre più o meno aumenta un po' la varietà, migliorano un po', ma fondamentalmente sempre uno stesso tipo di strumentazione. Questo è un fatto che ci porta a considerazioni di diversa natura. Da un lato è possibile, si pensa oggi, che si sia verificato un collo di bottiglia intorno a 1 milione di anni fa, per cui la popolazione umana residente in Africa ha subito una fortissima contrazione e ha dovuto, per così dire, ricominciare da capo. Dall'altro lato, però, questo fatto punta alla realtà che gli strumenti che si producevano già 1.500.000, 1.300.000 anni fa
erano strumenti già perfettamente adatti agli scopi per cui venivano usati, per cui non c'era magari una grande spinta a inventarne di nuovi. Dobbiamo renderci conto che questi uomini antichi, anche molto prima dell'uomo moderno, erano straordinariamente adattati al loro ambiente di vita. Per dire, troviamo 350-400 mila anni fa, troviamo ad esempio delle lance di Neanderthal conficcate, mescolate con le ossa di cavalli che evidentemente avevano ammazzato, e queste lance sono straordinarie per lunghezza, per resistenza, hanno tutta la punta affilata e lavorata al fuoco, sono delle armi straordinarie. Per cui ci si è chiesto qual è il fattore di vantaggio che ha permesso all'uomo moderno di diffondersi a tutto il pianeta, anche i continenti non ancora raggiunti dagli uomini più antichi, e di soppiantarli in toto. Ecco, oggi pensiamo che il fattore di vantaggio che ha reso possibile questo grande sviluppo sia stato un linguaggio elaborato, perché il linguaggio è il cardine di ciò che chiamiamo cultura. Cosa intendiamo per cultura? Qui non intendiamo quello che uno ha imparato a scuola o quanti libri ha letto, no, no. Intendiamo per cultura tutto ciò che si può imparare da un altro o insegnare ad un altro, tutto ciò che si può trasmettere fra due esseri umani. La cultura è un fenomeno di comunicazione e comprende assolutamente tutto quello che nelle nostre esistenze non è biologico, cioè le nostre idee, le nostre convinzioni, i nostri comportamenti, i nostri costumi, o le nostre leggi, le nostre religioni, i nostri modi di fare, il modo in cui ci vestiamo, ci abbindiamo, cacciamo, ci muoviamo. Tutto questo è fenomeno culturale. Una volta si pensava che la cultura fosse prerogativa degli esseri umani. In questi ultimi 50 anni ci si è resi conto che tantissime specie animali hanno sviluppato forme di cultura raffinatissime, anzi abbiamo difficoltà a comprenderle a fondo proprio perché sono estremamente raffinate, sono molto lontane e diverse dalle nostre, però più procede la ricerca in questi settori più ci si rende conto che il fenomeno culturale è diffusissimo. Adesso si è avanzata l'ipotesi che anche i batteri sviluppino delle forme di cultura. Sta di fatto comunque che l'uomo è di gran lunga l'animale più culturale di tutti. Ora, poiché la cultura è fondamentalmente un fenomeno di comunicazione e il linguaggio è la nostra forma più importante di comunicazione, il linguaggio rimane a fondamento della nostra cultura. Con ogni probabilità l'uomo sapeva parlare fin dalle origini, dico, anche gli scimpanzé, da cui ci siamo separati intorno ai 6 milioni di anni fa, comunicano molto bene fra di loro, usano una dozzina, una ventina di parole, di segnali, usano magari più i gesti per comunicare. Però hanno delle parole molto precise, ad esempio per indicare se sta arrivando un'aquila piuttosto che un leopardo, piuttosto che un serpente. E in sede sperimentale, allevando piccoli di scimpanzé con esseri umani, si è visto che riescono a imparare facilmente, con una certa facilità, fino a 500-600 parole del linguaggio umano. Non sono in grado di articolare le parole come noi, alla mostra trovate anche un cartello che mostra tre bei diagrammi con l'apparato di fonazione dello scimpanzé, dell'uomo di Neanderthal e dell'uomo moderno. E da come è fatto l'apparato fonatorio, da quello possiamo ricostruire dalle tracce scheletriche, possiamo inferire parecchio sul tipo di suoni che uno è in grado di formare. Per cui sappiamo che noi siamo in grado di modulare la voce con una precisione che a Neanderthal non era possibile. Si pensa che alcuni suoni Neanderthal proprio non li potesse produrre. Sappiamo per certo che gli scimpanzé non riescono a produrre una quantità di suoni del linguaggio umano. Infatti gli scimpanzé che imparano a parlare imparano a riconoscere le parole attraverso simboli disegnati o schiacciando dei tasti su un computer, ma non sono in grado di vocalizzare la parola. Però anche se imparano 500-600 parole non sono in grado di formare delle frasi, di usare una sintassi, di mettere insieme queste parole.
Quindi diciamo che questa prerogativa linguistica è squisitamente umana. Doveva appartenere già ai nostri antenati, ma pensiamo che con l'uomo moderno abbia raggiunto una perfezione che già 200.000 anni fa non doveva essere lontana dall'attuale. Le tracce paleontologiche sono crani, pochi, teschi, qualche osso, e però ci dicono che da quando compaiono i primi uomini anatomicamente moderni si è già sviluppata quella caratteristica che tutto è solo di Homo sapiens, che ci porta ad avere una fronte abbastanza alta e diritta. Dietro la fronte ci sono nei lobi frontali delle zone cerebrali che sono deputate alla formazione del linguaggio, e per cui dal punto di vista anatomico noi pensiamo che il cervello non sia cambiato in questi 200.000 anni. Quello che sarà successo è una progressiva modifica della strutturazione dei centri nervosi, dell'organizzazione del sistema nervoso nel cervello, e diciamo che anche se ha richiesto un lungo tempo a formarsi, doveva essere già completata almeno 60.000 anni fa. Perché 60.000 anni fa? Perché 60.000 anni fa inizia la grande espansione del corpo uomo in tutto il mondo. E la lingua, il linguaggio o le lingue che parlavano gli uomini di allora dovevano essere tanto articolate quanto quelle che parliamo noi oggi. Che cosa ce ne convince? Fondamentalmente due fatti. Ogni bambino che nasce oggi, in qualunque parte del mondo nasca, è in grado di imparare alla perfezione qualsiasi lingua. Semplicemente imparerà quella che gli viene insegnata. E poi c'è il fatto che tutte le lingue esistenti oggi al mondo presentano una complessità analoga. Anzi, le più antiche tendono ad essere più complesse. Possiamo rendercene conto facilmente anche noi se pensiamo al latino rispetto all'italiano, al greco antico rispetto al greco moderno, all'inglese che usava Chaucer o anche Shakespeare rispetto all'inglese che si parla oggi, che è molto più semplificato. E se guardiamo una lingua che è probabilmente la più antica di cui siano rimaste tracce sul pianeta, che è quella parlata dai San, i cosiddetti boscimani che vivono oggi, quei pochi che sono rimasti nel deserto del Kalahari, vediamo che la lingua che loro parlano è di una complessità che supera quella di qualunque altra lingua conosciuta. Comprende anche una serie di suoni, i cosiddetti click, che sono formati schioppando la lingua contro il palato in forme molto elaborate. Per noi che non siamo cresciuti imparando quella lingua sono impossibili da riprodurre, bisogna averla imparata con la lingua materna. E c'è una dozzina di questi click, e per darvi l'idea, nella lingua dei boscimani uno stesso suono può assumere significati completamente diversi a seconda della tonalità con cui viene pronunciato, basso, acuto o medio. Sono tre diversi livelli di significato distinti solo dalla vocalizzazione di una stessa parola. Ora, tutto questo ci fa pensare che la capacità di articolare un linguaggio tanto complesso, un linguaggio moderno, fosse già presente già da prima che Homo sapiens si spingesse al di fuori dal continente africano e nei 50.000 anni successivi colonizzasse il pianeta intero. A mano che si scoprono tracce archeologiche degli insediamenti umani nel corso di questa grande espansione al pianeta che inizia intorno ai 60.000 anni fa, scopriamo dei manufatti che sono via via più differenziati. Dopo che per un milione di anni sono sempre fabbricati con noi stessi strumenti, adesso comincia a variare il tipo di strumenti, la loro foggia, la funzione degli strumenti che troviamo presso diversi gruppi umani. Compaiono parecchie nuove invenzioni, si trovano i primi resti di costruzioni fatte a volte le più antiche con le ossa dei grandi animali dell'epoca che vengono ricoperte di pelle. Sono delle straordinarie capanne di 40.000, di 15.000 anni fa.
compaiono numerose forme d'arte, compaiono quella è stata chiamata la Cappella Sistina della preistoria, ma le grotte più antiche come quella di Chauvet, che adesso è stata datata 36.000 anni fa, sono semplicemente stupefacenti. E compare la scultura, si trovano i primi strumenti musicali, un paio li trovate esposti in mostra. E questa è la cosiddetta rivoluzione paleolitica, che si sviluppa fra i 60.000 e i 10.000 anni fa e sarà seguita poi da un'altra rivoluzione, la rivoluzione neolitica portata dall'introduzione dell'agricoltura e dell'allevamento di animali. L'archeologo inglese Colin Renfrew ha suggerito che l'aumento di varietà e la diversificazione delle varie culture umane nel corso della diffusione dell'uomo al pianeta si è andata di pari passo con la progressiva diversificazione delle lingue, che i diversi stili di costruzione degli strumenti corrispondano alla formazione di diversi dialetti a partire da un'unica lingua originaria. Il suggerimento è più che ragionevole, perché ogni popolazione porta con sé la propria lingua come i propri geni, e la lingua e i geni cambiano nel corso del tempo. Per la verità la lingua cambia molto più rapidamente dei geni. 100.000 anni di separazione non hanno portato dei cambiamenti radicali nella genetica dei gruppi umani. Tant'è vero che almeno l'85% delle differenze fra due esseri umani sono differenze all'interno di una stessa popolazione, e solo per un 15% una popolazione differisce da altre popolazioni anche molto diverse e lontane. Invece 1.000 anni di separazione tra due lingue sono sufficienti a renderle irriconoscibili, non riescono più a comunicare, come nel caso dell'italiano e del francese o del rumeno rispetto al latino. Tutte sono derivate dal latino. Il volgare italiano lo troviamo circa 1.000 anni dopo la fine dell'impero romano, così la lingua doc, la lingua doil, nello stesso periodo, così anche il rumeno, però dopo 1.000 anni, già nel basso medioevo, italiano, latino e rumeno non comunicavano più fra di loro. Il fatto che possediamo documentazione storica di più lingue scritte, in particolare per quello che riguarda gli ultimi 3.000 anni, ci ha permesso di misurare la velocità di separazione fra due lingue man a mano che si allontanano l'una dall'altra. Due lingue si separano una dall'altra a velocità tale che in realtà già nel 1866 la Società di Linguistica di Parigi vietò le ricerche sull'origine della lingua, dicendo che era impossibile risalire all'indietro, appunto perché cambiano così rapidamente nel tempo. Però il lavoro di alcuni linguisti russi e di due americani nella seconda metà del secolo appena trascorso ha portato a riconoscere pressoché tutte le lingue del mondo imparentate in grandi famiglie come quella indoeuropea, che è quella a noi più familiare, e li ha portati a raggruppare queste famiglie in superfamiglie per le somiglianze che presentano fra di loro. Una dozzina di superfamiglie distribuite su tutta la Terra comprendono quasi tutte le lingue del mondo. Le eccezioni, quelle non si possono assegnare a nessuna superfamiglia, si contano letteralmente sulla punta delle dita di una mano. Questo non è sorprendente, se vogliamo, solo che finché il lavoro non è stato fatto nessuno ci aveva pensato, perché ma le principali famiglie linguistiche corrispondono molto da vicino a quelle che sono le principali popolazioni da un punto di vista genetico. Darwin aveva previsto questo nell'Origine delle specie. Nel 1859 aveva scritto: se possedessimo un albero genealogico perfetto dell'umanità, un ordinamento genealogico delle razze dell'uomo permetterebbe la miglior classificazione delle lingue che si parlano oggi nel mondo.
Questo è stato fatto e devo dire è un grande lavoro fatto da Luca Cavalli Sforza e nella mostra trovate anche il cartello che mostra la corrispondenza fra famiglie genetiche e famiglie linguistiche a livello dell'intero pianeta. Nei casi in cui non troviamo una corrispondenza fra lingua e caratteristiche genetiche, di solito troviamo facilmente una risposta in fatti storici. Di solito è l'invasione di una popolazione che si sovrappone ad un'altra, come qui in Europa nel caso dell'Ungheria. L'Ungheria fu occupata dai Magiari, una popolazione ugro-finnica, nell'896, e adottò la lingua del conquistatore, per cui oggi gli ungheresi parlano una lingua ugrica, ma dal punto di vista genetico sono poco distinguibili dai loro vicini. Questo è segno che i magiari invasori avevano un'indiscussa superiorità militare, ma numericamente erano in pochi. Così tutto il Sud America parla oggi la lingua dei conquistatori, spagnoli e portoghesi, e le lingue delle oltre 300 popolazioni indigene del Sud America, le popolazioni sono sopravvissute, ma le loro lingue sono a rischio di estinzione. A volte succede che una lingua ne infiltri un'altra e in qualche misura la conquisti perché gode di un alto prestigio. E questo è il caso dell'inglese. L'inglese è una lingua germanica, ma il lessico dell'inglese abbonda, credo oltre il 40%, di termini di radici latine. Parte in conseguenza dei secoli della dominazione normanna e parte a seguito della grande influenza culturale che il francese rivestì come lingua internazionale in secoli più recenti, per cui alla corte di Londra si parlava anche francese e il francese si è così diffuso nella lingua. Ecco, il grande vantaggio di ricercare il passato impiegando più discipline diverse, e qui le discipline più importanti sono la genetica, l'archeologia, la linguistica, la statistica, è che nell'intreccio di diverse discipline che studiano uno stesso fenomeno, le conclusioni dei ricercatori possono confermarsi o smentirsi a vicenda e ci mettono in condizione di giungere a conclusioni ragionevoli su di un passato lontano e del tutto scomparso, se non per le tracce che ha lasciato nei nostri geni e nei suoni con cui comunichiamo. È così che ci si è potuti rendere conto, ad esempio, da analisi fatte sul cromosoma Y, che come sapete è quello che contraddistingue il sesso maschile e che solo i padri trasmettono solo ai figli maschi. Analizzando il cromosoma Y ad Ankara, capitale della Turchia, si è visto che solo l'11 o forse il 15% dei turchi hanno il cromosoma Y caratteristico della popolazione turca che, se ricordate, occupò l'Anatolia, conquistò Costantinopoli, determinò il crollo finale dell'impero bizantino nel 1456, mi pare. Però solo l'11% dei maschi anatolici, dei maschi turchi, sono geneticamente turchi. Tutti gli altri sono geneticamente di quella miriade di popolazioni, fra cui anche moltissimi greci, armeni e così via, che hanno popolato l'Anatolia nei secoli, nei millenni precedenti anche all'arrivo di Alessandro Magno, per intenderci, all'occupazione greca. Tutte le popolazioni di cui Erodoto ci parla così diffusamente nelle sue storie, raccontando i costumi, le lingue, le abitudini di ciascuna. Ora, questo vuole dire che i turchi invasori, di nuovo, erano numericamente, non erano così numerosi, era un'intera popolazione che si muoveva con le donne, con i figli, con le vettovaglie, militarmente erano ben superiori ai bizantini, hanno conquistato non solo la Turchia, ma hanno creato poi un impero che è arrivato da una parte fino a Vienna e dall'altra fino oltre l'Egitto e ha occupato metà del Medio Oriente, però hanno continuato a, diciamo, a sposare le loro donne
e si sono solo limitatamente mescolati con la popolazione preesistente. Sempre l'indagine condotta sul cromosoma Y a Medellín, in Colombia, ci ha mostrato invece che tutti i cromosomi Y a Medellín sono spagnoli, mentre tutti i mitocondri, tutto il DNA mitocondriale che viene trasmesso solo dalla madre a tutti i figli, sia maschi sia femmine, sono amerindi, il che vuole dire che i conquistatori spagnoli si sono presi le donne amerindie. Le donne spagnole sono ben guardate dall'andare in un posto selvaggio come la Colombia di 500 anni fa. Per trovare dei cromosomi Y amerindi dobbiamo arrivare fino alle montagne dove sono rifugiate le popolazioni aborigene quando gli spagnoli hanno conquistato tutto. E in questo modo vedete che la lettura dei geni, come quella delle lingue, ci racconta moltissimo sulla storia delle popolazioni umane. Man mano che giungono invasioni successive, queste portano nuove popolazioni e progressivamente ricoprono le tracce delle più antiche. La più importante migrazione umana, dopo l'espansione che ci ha portato in tutto il pianeta, è stata quella portata dall'invenzione dell'agricoltura. Ora, tenete presente, in 100.000 anni la popolazione umana era aumentata da poche migliaia a pochi milioni di individui. Noi oggi pensiamo che 10.000 anni fa sulla Terra ci fossero in tutto fra 1 e 15 milioni di persone. È una forbice un po' ampia, però perlomeno ci permette di dire sicuramente non poteva esserci meno di un milione e non ce n'era più di 15. Era qualche milione di persone. In 100.000 anni la popolazione umana era aumentata di 1.000 volte. Nei 10.000 anni successivi la popolazione umana aumenta di nuovo di 1.000 volte, da qualche milione 10.000 anni fa a qualche miliardo oggi. Questo aumento è reso possibile dall'invenzione dell'agricoltura. L'economia agropastorale, perché insieme all'agricoltura si accompagna sempre fin dagli inizi anche l'allevamento di animali, l'economia agropastorale è profondamente diversa dall'economia di caccia e raccolta. Intanto permette delle densità che sono anche 100 o 200 volte più elevate, intorno ai 10 abitanti per chilometro quadrato, mentre fra cacciatore e raccoglitore avevamo un abitante per 10 km quadrati. Per il contadino è vantaggioso riprodursi, perché può produrre tanto cibo con cui nutrire parecchi figli, e i figli sono tutti braccia utili per lavorare la terra o per badare agli animali. Ed è così che con la fine della glaciazione, che termina intorno ai 12.000-11.500 anni fa, con il subentrare di questo periodo di clima temperato di cui abbiamo goduto adesso per più di 10.000 anni, le popolazioni umane, che erano molto ridotte di numero, ad esempio in Europa avevano dovuto ripararsi in quelli che chiamiamo rifugi interglaciali, ce n'era uno nel centro dei Balcani, un altro nel centro della Spagna, zone dove il clima era rimasto più plausibile, benché tutta l'Europa è stata praticamente spaccata in due dai ghiacci. Non si poteva andare dal Friuli al Piemonte, per intenderci, se non camminando sul ghiaccio. Il ghiaccio arrivava praticamente fin quasi al Mediterraneo. Quando i ghiacci si sciolgono e le condizioni migliorano, le popolazioni umane subiscono un aumento numerico formidabile, perché c'è di nuovo cibo da mangiare. Nell'arco di pochi secoli si ritrovano ad essere in troppi rispetto al cibo disponibile. È a questo punto che in diverse parti del mondo, nell'arco di pochi millenni, le popolazioni che vi sono stanziate imparano a fare riprodurre le piante che prima raccoglievano perché crescevano spontaneamente in natura e ad addomesticare i più miti fra gli animali a cui prima davano la caccia. L'esempio più antico in Medio Oriente, fra le sorgenti del Tigre e dell'Eufrate, datato 11.500 anni fa,
Medio Oriente si coltiva il frumento e l'orzo, più avanti i fagioli, e si allevano prima le capre, poi le pecore, poi le mucche. Dopo qualche millennio la vediamo comparire in Cina. In Cina si coltiva il riso nel sud, il miglio nel nord, si allevano i polli e i maiali. Ancora dopo 2-3 mila anni la vediamo comparire in America centrale e meridionale, si alleva il lana, il tacchino, la cavia, si coltivano il mais, la zucca e i fagioli. Un'altra origine indipendente ce l'avrà in Nuova Guinea. Praticamente, dovunque compaia l'agricoltura, si crea questa grande crescita demografica che porta alla progressiva occupazione di zone sempre più lontane. Vediamo ad esempio in Europa, che è la più studiata, vediamo che l'agricoltura, o meglio gli agricoltori, per raggiungere l'Inghilterra a partire dall'Anatolia impiegano circa 5.000 anni per coprire 5.000 chilometri, avanzando quindi alla velocità di 1 chilometro all'anno. Una velocità che è un po' più lenta della diffusione dei cacciatori e raccoglitori, che invece si muovevano percorrendo circa 1,5 chilometri all'anno. Queste sono naturalmente le medie sull'espansione, non è che ogni anno andasse a lavare di quel tanto, è evidente. E con questo aumento progressivo gli esseri umani giungono a popolare praticamente quasi ogni angolo abitabile del mondo. Le zone più lontane vengono proprio raggiunte negli ultimi secoli. L'isola di Pasqua viene raggiunta circa 900 anni fa, è una delle ultime, altre isole del Pacifico più tardi ancora. Anche nelle lingue troviamo le tracce di queste gigantesche ondate migratorie. Ad esempio, vi è una superfamiglia che è detta Dene-caucasica e che è rappresentata da famiglie linguistiche, da lingue per l'esattezza, che sono insediate dall'Atlantico fino al Pacifico, letteralmente su mezzo mondo, lasciamo fuori solo l'Africa e le Americhe. E questa superfamiglia Dene-caucasica comprende la lingua basca, parlata nella regione del Golfo di Castiglia, comprende alcune lingue caucasiche, comprende il tibetano, comprende le lingue Nadene parlate dai cacciatori raccoglitori, che da quelli che oggi sono gli amerindi del gruppo Nadene nel Canada nord-occidentale. Ora, queste lingue diverse fra loro, ma tutte appartenenti a un'unica superfamiglia, non sarebbero altro che le dirette discendenti di lingue che erano parlate dai cacciatori raccoglitori che popolarono l'Europa come l'Asia centrale a partire da 40.000 anni fa e che scomparvero quasi ovunque con la migrazione degli agricoltori nei millenni più vicini a noi. E queste lingue sopravvissero nelle aree più remote e di più difficile accesso, come la regione basca, i monti del Caucaso, il massiccio montuoso del Tibet, e naturalmente furono portati in America del Nord da una migrazione partita dalla Siberia, che è rimasta stanziata lì e lì è stanziata tuttora, perché il Canada è stato un po' meno trasformato dall'insediamento umano di quanto non sia stato l'insediamento occidentale, diciamo, di quanto non sia stato il resto delle Americhe. Ecco, l'evoluzione si misura in generazioni e la trasmissione genetica avviene soltanto in verticale e avviene solo da due persone a poche persone per volta, per cui l'evoluzione biologica è molto molto lenta. Cambiamenti più veloci, che hanno alcune ragioni più veloci perché subiscono un fortissimo impatto dell'ambiente, come il cambiamento del colore della pelle, possono avvenire magari solo in 1000, 2000, 3000 anni. Ma altri cambiamenti di solito impiegano molto più tempo a diffondersi. Oltretutto, la mutazione è rara e casuale. La mutazione non è mai orientata ad uno scopo preciso. Capita e basta, la mutazione è un semplice errore di copia del DNA. Nel copiare 3 miliardi e 200 milioni di base del DNA da una cellula all'altra, qualche errore scappa sempre, almeno un paio di dozzine di errori. Però sono appunto errori di copia,
E poi la selezione operata dall'ambiente di vita a decidere quali mutazioni promuovere e quali invece no. In questi 100.000 anni, negli ultimi 100.000 anni, sono susseguite circa 4.000 generazioni umane, troppo poche per assistere a grandissimi cambiamenti genetici, benché indubbiamente se ne siano verificati alcuni importanti. La trasmissione della cultura, invece, oltre che avvenire in verticale da genitori a figli e più generale dalla generazione degli insegnanti a quella dei discenti, avviene anche in orizzontale. Una nuova idea da una sola persona ne può raggiungere molte altre, per cui la cultura evolve assai più rapidamente della genetica. Oltretutto, le invenzioni non sono casuali, ma di solito sono mirate, hanno un obiettivo, un progetto, e in genere puntano a risolvere un preciso problema pratico. Possiamo vedere le idee nuove come l'equivalente culturale delle mutazioni, e se vediamo quella che è la sorte delle mutazioni nel corso dell'evoluzione e le pressioni a cui è sottoposta, vediamo che una situazione analoga si riscontra nel mondo delle idee. Ora, per capire di cosa sono fatti il patrimonio ereditario, che cos'è che i genitori passano ai figli, ci sono voluti più di 100 anni. E poi, al principio degli anni 50 del Novecento, si è capito che è la molecola del DNA quella che porta e contiene, è il materiale ereditario che passa da una generazione all'altra. Che cosa costituisca invece le nostre idee non siamo ancora arrivati a determinarlo, anche se c'è oggi così tanta ricerca su questo che possiamo sperare magari in mezzo secolo di arrivare a capirlo. Sicuramente le idee sono dei circuiti neuronali, sicuramente si tratta di un fenomeno fisico, non di un fenomeno chimico come nel caso del DNA, ma per adesso non lo sappiamo ancora. Sappiamo solo che quando riusciremo a decifrare la cultura di cui le idee sono fondamento, e il linguaggio è il supporto che le porta naturalmente, scopriremo che è molto 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 più complessa della nostra genetica. In fondo abbiamo solo 3 miliardi e 200 mila nucleotidi, mentre abbiamo 100.000 miliardi di neuroni, e questi formano fra di loro un numero immensamente più alto di associazioni. Quello che è sicuro per adesso è che la rapida trasformazione della cultura ha determinato le grandi differenze che notiamo oggi nelle diverse popolazioni che abitano il mondo e che sono ben superiori alle modeste differenze genetiche. Differenze che sono nella lingua, ma più ancora direi nei costumi, nelle consuetudini. Al tempo stesso vediamo che l'evoluzione culturale è presto diventata così importante per noi esseri umani da arrivare ad indirizzare, a volte da determinare la nostra stessa evoluzione biologica. Su questo vi faccio solo due semplici esempi e poi concludo, che sento suonare le campane. Il primo risale all'origine della nostra storia, il controllo del fuoco. Il controllo del fuoco è stato uno dei fattori fondamentali, insieme alla lavorazione della pietra, che ci ha permesso di avere quel successo evolutivo che la specie umana ha avuto già prima dell'uomo moderno, perché come documenta la mostra abbiamo avuto parecchie espansioni a partire da 2 milioni di anni fa. Ora, naturalmente, il fuoco permette di esercitare un notevole controllo sull'ambiente, tenere lontani animali feroci, riscaldarsi la notte, ripulire una grotta dai resti degli animali che sono stati prima, permette di cucinare il cibo, permette di così rendere il cibo più digeribile e più sano, perché uccide la maggior parte dei parassiti, permette di vederci la notte, no? Però il fuoco per un animale coperto di pelliccia è molto molto pericoloso, per cui pensiamo che sia stata la scoperta del fuoco a fare sì
che nel genere umano si siano affermate universalmente quelle mutazioni che ci hanno portato a perdere il manto di pelo che ci ricopriva in origine. Siamo gli unici, l'unica scimmia nuda, gli unici primati che hanno perso il pelo, sì, un po' sui capelli, un po' addosso, ma poca roba. E questo è un esempio di come l'evoluzione culturale indirizzi quella biologica. Un altro molto ben visibile ce l'abbiamo in tempi molto più recenti, ed è il colore, la pelle bianca, il colore bianco di pelle che abbiamo solo noi europei, che ci distingue in questo come colore dalle altre popolazioni del mondo, e che è semplicemente dovuto al fatto che quando gli agricoltori in questa lenta progressiva migrazione hanno popolato tutta l'Europa, soprattutto quelli che sono spinti più a nord, questi agricoltori si nutrivano principalmente di frumento. Il frumento è eccellente dal punto di vista calorico, ma non è un alimento del tutto completo dal punto di vista nutritivo, perché manca ad esempio di vitamina D. La vitamina D è fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle ossa. Carenza di vitamina D determina rachitismo. Troviamo spesso poi forme di rachitismo, comunque di sottoalimentazione negli scheletri di alcune migliaia di anni fa. E il rachitismo non è una cosa che permette alla vita né di diventare grandi né di riprodursi. Cosa è accaduto a queste popolazioni? Anche se il frumento non contiene vitamina D, contiene però un precursore della vitamina D, che si chiama ergosterolo, il quale sotto l'azione dei raggi solari si trasforma in vitamina D. A questo punto è stato selezionato un colore di pelle chiaro dalle progressive mutazioni che avvengono ad ogni generazione, perché un colore di pelle chiaro permette agli ultravioletti di penetrare praticamente fino al sangue. Sotto la pelle raggiungendo il sangue, trasformano l'ergosterolo in vitamina D. Per cui queste popolazioni hanno potuto, diciamo, colonizzare l'Europa e continuare a cibarsi sostanzialmente di frumento grazie al fatto che si è selezionato un colore di pelle più chiaro. E se ci fate caso, se uno camminasse dal capo nord in cima alla Norvegia fino al Mediterraneo, via via vedrebbe per strada il colore della pelle dal bianco spettrale degli svedesi e norvegesi del nord diventare via via più colorato, fino al colore che troviamo nel sud della Sicilia, che è più simile a quello del Nord Africa, vira già un po' di più verso il caffè latte, e questo è direttamente in funzione della diversa radiazione polare e solare alle diverse latitudini. Per cui vedete come anche in questo caso un'innovazione squisitamente culturale, il fatto di crescere il frumento e nutrirsi di quello, abbia indirizzato un cambiamento strettamente genetico che riguarda solo in questo caso la popolazione di questa parte del mondo. Ci sono tanti altri esempi che si potrebbero fare, ma lascerò la parola a voi se qualcuno voglia fare qualche domanda. Devo dirti che la Fondazione Farragiana ha ospitato spesso il tema dell'evoluzione, è stato trattato più volte, ma la faccia che tu hai raccontato a noi dell'evoluzione, per me almeno e credo per molti dei presenti, è nuova, sono aspetti che non erano stati illustrati e che sono appassionanti. Dell'evoluzione che la puoi studiare da tutte le parti, in così tanti modi, è inesauribile, veramente. Ma davvero, io sono, lo dico spesso, un esempio medio-basso di persona che si interessa di queste cose, ecco, mi hai dato una visione, a me personalmente, e sono convinto anche agli altri qui presenti, veramente nuova, curiosa e affascinante. Grazie anche di questo per la tua presenza.
domande, chi deve andare a casa vadi, come dico sempre, perché sono un cultore della lingua italiana, e le domande, prego. Grazie, buonasera. Domande e risposta, non la raccontate, non direttamente. Se la lingua varia ogni 1000 anni, da noi in Italia nel 2013 che cosa avremmo parlato? E poi volevo chiedere una cosa, un dubbio sempre. Se tutto Homo sapiens che parte dal centro Africa e arriva da noi con le mutazioni del diventare bianchi eccetera eccetera, ma se le persone di fatto parte mutazioni sono quelle, a cosa è dovuta questa grande differenza che nella parte, diciamo, bianca, centrale dell'Europa abbiamo raggiunto la rivoluzione industriale, mentre invece nel centro Africa non c'è avuto questo fenomeno di questo sviluppo intellettivo? Grazie. No, ottime domande, grazie. Beh, diciamo che la velocità di espansione delle lingue è stata anche misurata con precisione da un bravo glottocronologo americano che si chiama Swadesh, e si è visto che dopo 1000 anni due lingue mantengono circa un 66% di parole comuni, non mi ricordo adesso proprio la cifra precisa perché è stata calcolata, ma intorno al 66%, due terzi di parole comuni. Passati altri 1000 anni è il 66% del 66%, per cui passati 2000 anni siamo vicini a un 44% di parole rimaste in comune. Ora, se noi leggiamo le primissime testimonianze del volgare italiano, ad esempio i primissimi poeti che scrivono in italiano alla corte Federico II di Sicilia o in Toscana, è una lingua magnifica, ma buonasera. Buonanotte. Ma per leggerli ci vuole esercizio, anche per leggere bene Dante e capire bene quello che dice ci vuole un pochino di pratica. In realtà, se noi leggiamo il volgare di 1000 anni fa, se è la prima volta che sono andati con la maniera di scrivere, non capiamo praticamente nulla. E potrei adesso tirare fuori un po' di esempi. Quindi, diciamo, questo è del tutto normale, per così dire. Ed è molto fatto, vi segnalo una cosa, una ricerca molto interessante che è stata fatta 2 anni fa da un linguista di Auckland, in Nuova Zelanda, ha mostrato, lui ha preso, ha lavorato un po' come si è fatto con i geni, ha preso, anziché caratteristiche genetiche, caratteristiche fonetiche di una quantità di lingue del mondo. È andato a misurare, a confrontare i suoni di queste lingue dall'Africa orientale fino a tutti gli altri angoli del mondo e ha scoperto nella fonetica una riduzione di varietà assolutamente analoga a quella che riscontriamo nella genetica. Nel senso, man mano si allontana dall'origine, diminuisce la varietà dei suoni prodotti, così come diminuisce la varietà dei geni. Ora, giustamente lei chiede, ma com'è questa popolazione originaria, che è anche quella che ha mantenuto la massima varietà genetica, perché noi oggi la troviamo fra i boscimani, la troviamo fra i pigmei, fra quelli che più o meno sono rimasti lì, dico, anche i pigmei sono separati 80.000 anni fa dagli altri, i boscimani si sono separati anche 100.000 anni fa. E com'è che hanno questa gran varietà genetica? Sono i più antichi, eppure sono per noi i più primitivi. Ora, la risposta a questo è in un libro che io consiglio a tutti fortemente di leggere, perché è bellissimo, chiarissimo, ed è come se raccontasse la storia del mondo per la prima volta. Il libro si chiama Armi, Acciaio e Malattie, ed è di Jared Diamond, un fisiologo di Los Angeles. È pubblicato in Italia da Einaudi. E lui spiega molto bene esattamente questo, cioè lui parte proprio da questo,
parlando con un ragazzo, un giovane politico della Nuova Guinea. La Nuova Guinea è fra i luoghi più, ma ai nostri standard, più arretrati di questo mondo. Lì, fino a 40 anni fa, lo sport più diffuso e più amato era la caccia alle teste di quelli delle altre tribù, che venivano poi rinsecchite, appese fuori dalla capanna, portate in modo di collane. Ricordo che 30 anni fa a Milano c'erano negozi che ne vendevano queste testoline umane diventate grandi così, per procedimenti speciali. E dove hanno delle abitudini, tra l'altro, per noi bizzarre. Ad esempio, le donne allattano i maiali, allattano i maialini e li allattano per parecchio tempo. La ragione è che in questo modo il maiale, non dovendo mangiare se non dalla teta della donna, le zanne crescono, non si rompono, crescendo, si curvano all'indietro, fanno un giro di se stesse e diventano degli ornamenti che sono i più apprezzati dell'isola. Quindi delle consuetudini un po' diverse dalle nostre, fra cui quella di mangiare i morti dopo averli bruciacchiati senza neanche averli cotti a puntino, no? E questo giovane politico chiede a Diamond, che scrive il libro, proprio in apertura di libro, gli dice: ma com'è che voi occidentali avete sviluppato tanto cargo e noi della Nuova Guinea niente? Tanto cargo intende proprio Nuova Guinea, diciamo, le navi che arrivano dall'oceano sono navi cargo, cariche di ogni ben di Dio, di prodotti di ogni tipo, che sono uno sbalordimento per l'età moderna. Lui chiede: ma perché avete sviluppato tutta questa roba e noi, che siamo più antichi di voi, non abbiamo un accidente? Nel libro Diamond spiega benissimo come questo sia dovuto ad una serie di fattori squisitamente ecologici. Quelle popolazioni che abitavano il Medio Oriente, dopo la fine della glaciazione, quando si riprodussero così rapidamente da essere costretti ad adottare l'agricoltura, adottare, potremmo dire inventare, io personalmente sono convinto che conoscessero già da un pezzo le basi di quella che è la pratica agricola, solo che non avevano bisogno, perché è molto più divertente cacciare e raccogliere che non zappare, no? E semplicemente, nel momento in cui sono passati all'agricoltura, si sono trovati ad avere alcuni cibi di straordinario valore nutritivo, alcuni animali a portata di mano di grandissimo valore anche per il lavoro nei campi, fra l'altro, non solo come cibo, e particolarmente miti, perché le capre, le pecore, le mucche, è stato uno scherzo alla fine addomesticarle. I contadini che hanno superato i monti del Caucaso nel corso di questa espansione, hanno raggiunto la steppa, hanno scoperto che nella steppa le erbe, che sono fra i vegetali più robusti di questo mondo, facevano troppa concorrenza al loro frumento, al loro orzo. Le coltivazioni mediorientali non sono possibili nella steppa se non in certe oasi, però scoprirono il cavallo, che viveva allo stato selvatico, lo addomesticarono. Il cavallo divenne la loro fonte di cibo, mezzo di trasporto, e vivendo di cavalli, e poi altri scoprirono le renne, le addomesticarono, svilupparono la ruota, svilupparono la lavorazione dei metalli, inventarono il cocchio da guerra e poi tornarono a sud del Caucaso e conquistarono tutto il Medio Oriente fino all'Egitto, armati in modi che a quegli altri non erano in grado di opporre resistenza. Nella progressiva espansione verso Occidente, il fatto di avere queste formidabili fonti di cibo ha permesso la costruzione di società assai complesse. Il fatto di convivere con i propri animali ci ha trasmesso tutte le malattie, tutte le grandi malattie infettive che sono state la principale causa di morte, accanto alla malaria, per l'umanità per migliaia e migliaia di anni. Perché che sia la varicella, che sia l'influenza, che sia il vaiolo, che sia la peste, che sia tutte quante ci sono arrivate attraverso gli animali domestici. Non erano parassiti che abitassero sull'uomo.
Questo ci ha portato a delle stragi spaventose nel corso della storia, però ha anche fatto sì che si sviluppassero mutazioni a resistenza. Quando c'erano grandi epidemie di peste in Europa, moriva in certi luoghi anche 2/3 della popolazione, a volte addirittura i 3/4, però gli altri sopravvivevano, magari pur contagiati, perché dentro la varietà genetica che c'è in ogni popolazione quasi sempre si trovano degli individui più resistenti a un determinato parassita. Un caso è stato scoperto 10 anni fa in Estonia, in una repubblica baltica, proprio in Estonia, ad esempio di una mutazione che rende del tutto resistenti all'AIDS. Chi ce l'ha non può essere contagiato dall'AIDS. Riguarda un 10-15% della popolazione e si è potuto appurare che la mutazione risale ad un'epidemia che ha attraversato quella regione circa 400 anni fa. Evidentemente i tipi resistenti sono più avvantaggiati e tendono a diffondersi. Questo non vuole dire che diventi del 100%, certo, se l'epidemia rimanesse resistente per 100 anni sì che diventerebbe il 100%, perché gli altri muoiono, sopravvivono solo i... Ora, queste condizioni ecologiche molto vantaggiose dovute anche alla distribuzione dei continenti, perché dall'Oceano Atlantico fino all'Oceano Pacifico è tutto un unico immenso corridoio erboso che in Asia è steppa, ma in tutta l'Europa e nel sud della Russia è pianura coltivabile. Ha favorito l'insediamento umano. La presenza di queste fonti di cibo vegetale e animali consentito di creare delle grandi società, l'esposizione a questi parassiti, batteri, virus, eccetera, ha creato delle forme di resistenza tali che quando gli europei, sempre a seguito di un fenomeno di sviluppo demografico che si è verificato giusto dopo la morte nera della metà del 1300, assistiamo a un'esplosione della popolazione europea, a quel punto si dice con navi intercontinentali, in realtà se guardate cos'erano le caravelle di Colombo erano poco più che dei gozzi, c'è da dire che aveva davvero fegato ad affrontare l'oceano con barchette così. Comunque, quando gli europei attraversano l'Atlantico si trovano in un'America che pur avendo delle civiltà formidabili non conosce né i metalli né la comunicazione resa possibile dalla scrittura che permetteva agli eserciti spagnoli di comunicare rapidamente fra loro, né un animale come il cavallo, che pure è da grande potenza militare, e nemmeno, per loro sfortuna, i batteri. Si calcola che nei 100 anni seguiti all'invasione europea delle Americhe, in Sud America siano morte circa 60 milioni di persone. È stato il più vasto genocidio della storia umana. Di questi si calcola che solo un 15% però siano stati passati per le armi dagli spagnoli e dai portoghesi che notoriamente hanno cercato di cancellare in nome del cristianesimo, più direttamente del loro potere sovrano, hanno cercato di cancellare tutte le culture aborigene. L'85% di loro sono morti a seguito delle malattie portate dai conquistatori. Abbiamo casi molto recenti, ad esempio nella seconda metà dell'Ottocento, quando si costruiscono i primi battelli a vapore, abbiamo un battello a vapore che inaugura la crociera lungo il Mississippi, Missouri. Crociera di 2 settimane, parte dal mare, risale e poi ritorna indietro. Nel risalire questo battello inaugurale, con tanta gente a bordo, Pascalo scopre un villaggio indiano di una tribù di Pelerossi, cui nemmeno si conosceva l'esistenza, non aveva mai visto prima. Fanno scalo lì, scendono per incontrare questa gente e la mattina dopo proseguono il viaggio. Sul viaggio di ritorno si fermano di nuovo, dopo 7-10 giorni nello stesso villaggio, trovano tutti morti, non era sopravvissuto nessuno. C'era un cuoco a bordo del battello che aveva l'influenza, mi sembra. E il virus dell'influenza ha ammazzato tutti nel giro di pochi giorni perché non avevano mai incontrato quel batterio. Noi oggi ci preoccupiamo molto che ci arrivi l'aviare e tutte le influenze vengono dalla Cina perché l'influenza è un virus
la cui sede naturale è nel pollo, e la Cina deve essere più grande, perché c'erano miliardi di polli in Cina da sempre. Per cui è in questo grande pool genetico che il virus ha modo di differenziarsi. Però anche se ci arriva un virus mutato, sì, ammazzerà più gente dell'influenza normale, ma è difficile che faccia una grande strage, perché di influenze ne abbiamo tutti subito tante nel corso del tempo. Però la spagnola fece più morti alla prima guerra mondiale, ancora oggi l'influenza ammazza 1,5 milioni di persone all'anno, se non mi sbaglio, quindi è tutt'altro che da sottovalutare. Però per le popolazioni aborigene fu un disastro. In altri continenti, come in Africa, avevano animali come i rinoceronti. Avessero potuto, si potesse addomesticare i rinoceronti, avrebbero conquistato loro il mondo con un esercito fatto di rinoceronti. Ma il rinoceronte non è un animale che si lascia addomesticare, lo è l'elefante, e infatti sia in Africa ma soprattutto in India l'elefante, beh, ricordiamo gli scontri fra Romani e Cartaginesi, fra i Romani e Pirro, l'elefante è stato usato come strumento di guerra, così come il cammello. Le famose truppe cammellate degli arabi hanno conquistato in pochi decenni tutto il Nord Africa, tutto il Medio Oriente, grazie ai cammelli e a questi cavallini molto veloci. Quindi è un fatto ecologico in definitiva, e non una qualche superiorità psicologica che ha portato gli europei a conquistare il mondo. Il Pitagora e Leonardo sono figli dei batteri. Pitagora e Leonardo sono figli dei batteri. Beh, figli, adesso noi ci siamo separati dai batteri molto tempo fa, però ognuno di noi ha una quantità di geni, almeno un 30%, che sono identici ai geni presenti nei batteri, ecco. No, nella scala evolutiva, tecnologia e sviluppo biologico, no? Adesso non voglio fare una conta. Vogliamo che c'è stato degli scatti evolutivi nella tecnologia, nella evoluzione tecnologica da 300 anni a questa parte, fino ai giorni nostri, dove gli scatti addirittura si contano in decine di anni, e parlo della nuova frontiera che è l'elettronica, no? Che ormai si usa nella medicina, insomma. Sì, diciamo che c'è stato un aumento esponenziale. Dello sviluppo tecnologico. Negli anni, diciamo, del passato, mentre la tecnologia veniva assorbita, e quindi l'evoluzione biologica dell'uomo si adattava e lentamente si modificava, ora, con questi scatti così imprevisti, perché nessuno, solo negli anni 50, non immaginava dove si arrivava con, e neanche adesso non riusciamo a immaginare dove ci porterà nel prossimo futuro. Ci sono delle ipotesi prospettiche, diciamo così, dell'evoluzione dell'uomo dal punto di vista biologico o no? Antropologia contemporanea, diciamo. Vede, dal punto di vista biologico non abbiamo nulla da aspettarci, come dire. Continueremo magari ad avere meno capelli, soprattutto i maschi, o, però ad esempio il nostro cervello probabilmente non è più aumentato di dimensioni negli ultimi 300.000 anni, per il semplice fatto che non abbiamo bisogno di una massa superiore di materia grigia. Già sembra che usiamo molto poco quella di cui disponiamo. È più questione di come si organizza questa. Adesso scherzi a parte, l'altro paese ti pare fa scuoti il breve inciso. Ero a pranzo con un bravissimo neurochirurgo e allora gli ho posto una domanda che da qualche giorno mi seguiva. E ho detto, ma scusami, com'è che se abbiamo 100.000 miliardi di neuroni riusciamo ad essere così stupidi? Lui mi ha detto, ma è semplice, quello che fa succedere le cose è l'interazione fra questi neuroni, ma se il segnale corre parallelo su tutti i 100.000 miliardi non succede niente. Mi faccio una bellissima risposta. E comunque,
Quello che si potrebbe aspettare dal punto di vista biologico è, diciamo una cosa, se il matrimonio fosse veramente casuale, in un senso biologico il matrimonio è casuale, ma di fatto da un punto di vista culturale uno sposa, come si dice, donde vuoi dei pesi tuoi, è il grande... La grande circolazione di gente che c'è oggi nel mondo non è che porti a un'altissima percentuale di matrimoni misti. Ecco, se invece ci sposassi in modo casuale, quindi adesso che ad esempio in Italia abbiamo 4-5 milioni di persone che vengono da altre parti del mondo, questi entrassero nel pool genetico degli italiani, nel giro di 200 anni potremmo aspettarci di essere tutti più o meno color caffè latte. Diciamo, quello è un cambiamento che si può aspettare, però visto che in realtà i matrimoni sono strettamente regolati da ogni sorta di considerazione di tipo culturale, è un po' difficile che questo accada. La realtà è che i nostri cambiamenti sono tutti culturali da moltissimo tempo e che anche i cambiamenti biologici a cui assisteremo, a parte che non saranno necessariamente ereditari, ma saranno la conseguenza della nostra cultura. Il fatto che molti, quasi non dico tutti, ma forse la maggior parte di noi sia diventato molto più sedentaria in questi decenni, perché le automobili, il computer, chi va più a cavallo, chi va più a piedi se non per il piacere della passeggiata, no? E lavorare usiamo spesso solo le dita delle due mani, anche se dobbiamo fare dei lavori di tipo pesante, ci sono delle macchine formidabili che lo fanno per noi. È molto diverso tenere in mano un trapano e andare ad aprirsi un buco con un succhiello, per intenderci, anche se il succhiello è uno strumento efficacissimo, no? E, però naturalmente il fatto, ad esempio, che si diventi più grassi, una grossa popolazione sovrappeso ed obeso, le malattie cardiocircolatorie, tutti questi problemi sono delle dirette conseguenze culturali che non hanno impatto genetico, uno trasmette ai suoi figli i geni che si ritrova. Anche lì notiamo, ad esempio, avrete sentito parlare molti di voi di questa piccola popolazione che vive a Limone del Garda, dove a seguito di una mutazione avvenuta intorno al 1600, per quanti grassi consumino, non gli sale mai il colesterolo. Mutazione studiatissima, come potete immaginare, perché a Limone si vive a lungo. Però la nostra cultura ci ha influenzati in modi di cui è anche importante rendersi conto. Il più grande autentico progresso, se vogliamo, che come specie abbiamo realizzato in questo tempo è molto recente, data solo agli ultimi 200 anni. Ed è il fatto che in 200 anni si è quadruplicata la durata della vita. L'attesa di vita nel 1800 alla nascita era di poco più di 20 anni. Oggi l'attesa di vita alla nascita sfiora gli 80 anni. In popolazioni, in molti paesi africani, l'attesa di vita alla nascita non arriva ai 30 anni o li supera di poco. Ora, per la massima parte della storia umana, l'attesa di vita alla nascita è stata 20 anni o poco più elevata. Abbiamo solo alcune società, civiltà più felici, più fortunate e più intelligenti anche, che avevano attese di vita magari vicine ai 40 anni, anche secoli o millenni or sono. E questo porta una differenza fondamentale, perché la grande accelerazione, l'accelerazione esponenziale della tecnologia, a parte una spinta interna alla stessa tecnologia, per cui una volta che uno inventa il microprocessore poi riesce ogni anno a produrne di sempre più veloci, però è stato dovuto in buona parte e all'aumento numerico della popolazione umana, perché aumentando il numero degli esseri umani aumenta anche il numero degli inventori, che sono sempre
una piccola percentuale in una popolazione, ma una popolazione di miliardi diventano tanti. E poi anche al fatto che allungandosi la durata della vita, gli inventori hanno tempo di inventare più cose, perché vediamo che di solito i grandi inventori hanno inventato solo una cosa e non inventate a ripetizione, e questo gli dà più tempo e può rendere bene conto di grande parte di questa accelerazione. Poi il nostro sviluppo culturale ha addirittura sorpassato in molti casi la biologia, cioè ogni volta che un farmaco, un intervento chirurgico salvano la vita di una persona che in natura sarebbe destinata a morire, la cultura spunta un netto vantaggio sulla biologia. E il fatto di poter abitare degli ambienti che, per cui il nostro organismo non è adattato, come scendere nelle profondità degli abissi o sulla cima delle montagne, abitare in una stazione spaziale, sono tutte cose che sono rese possibili solo dai nostri strumenti culturali che, oltre ad essere estensioni dei nostri sensi, no? Come la ruota estende la portata della gamba, l'arco estende quella della mano, e la voce, se vogliamo, porta il pensiero così, però il fatto che grazie a strumenti culturali possiamo pensare addirittura a colonizzare pianeti che non sono adatti alla vita umana è una cosa che ci deve fare riflettere sull'importanza determinante che la cultura ha assunto nelle nostre vite. E da questo punto di vista la nostra biologia, come dire, ha già tutto così com'è. Dobbiamo imparare a usare meglio il cervello e anche a usare meglio le nostre invenzioni, perché noi le invenzioni le facciamo di solito con l'obiettivo di vivere meglio. Però noi non ci rendiamo mai conto di quelle che sono le conseguenze a lungo termine di questa invenzione. Voglio dire, l'automobile ha cambiato la faccia del mondo letteralmente, ha reso possibile una mobilità che era inimmaginabile 150 anni fa, che si andava ancora a cavallo, al massimo con un treno o su un battello. Però l'automobile è oggi anche la seconda o la terza causa di morte nei paesi industrializzati. E l'inquinamento che crea i problemi che la fanno diventare una specie di maledizione. Ora l'automobile è in giro da appena poco più di 100 anni. L'agricoltura, che ci ha permesso di aumentare di numero di 1000 volte in 10.000 anni, però in questi 10.000 anni ha via via avviato quei processi di progressivo degrado, desertificazione, inquinamento del pianeta che oggi stanno mettendo una grossa sfida anche alla sopravvivenza futura delle popolazioni umane. Questa è una cosa che Diamond mostra molto bene in Armi, Acciaio e Malattie, come a mano che l'agricoltura ha desertificato la terra, a partire dal Medio Oriente, dove dopo aver inventato l'agricoltura hanno inventato sistemi di irrigazione. E dove hanno visto gli archeologi che provando a lavorare la terra con gli strumenti che avevano allora, realizzare in 2 settimane di lavoro 2 persone tiravano fuori il cibo per 8 persone per un anno, per intenderci. Avevano una resa ancora superiore a quella che abbiamo oggi con i metodi industriali alle origini. Creando questa vasta rete di canali di irrigazione hanno creato la base economica cui sono sorti i primi grandi imperi, ma al tempo stesso già 3.000-4.000 anni fa cominciava a desertificarsi il Medio Oriente. Se oggi sorvolate la Giordania, la Siria, l'Iraq, vedrete grandi distese semidesertiche interrotte da orti che magari sono cinti da muretti per impedire che le capre li distruggano, ma sono zone ormai semideserte. E vediamo l'asse della civiltà nell'arco di alcuni millenni spostarsi dal Medio Oriente alla Grecia. Anche la Grecia si disertifica a partire dall'età classica, dalla Grecia verso Roma, da Roma con il Medioevo verso la Francia e la Spagna. Anche la Spagna si desertifica nel corso del Medioevo e poi la vediamo attraversare l'oceano, spostarsi negli Stati Uniti. Adesso che anche le grandi pianure americane sotto l'impatto
della lavorazione meccanizzata stanno progressivamente isterilendosi, diciamo, come dire, la Cina è già occupata da un sacco di gente, non c'è più dove andare, per dire, e questo deve fare il letto. Sì, ancora una volta, come sempre, chi deve andare per motivi suoi può assentarsi, e poi però ancora brevi domande soprattutto, e non... Cercherò di essere breve anche nelle risposte. Professore, perché la mia domanda riguarda il linguaggio. Se abbiamo capito, allora, la differenziazione delle lingue non sarebbe causata da elementi esterni all'uomo, quindi oggettivi, perché altrimenti ci troveremmo di fronte più o meno allo stesso linguaggio, ma dipenderebbe da elementi oggettivi, soggettivi, in questo caso da configurazioni genetiche diverse. Ho capito bene? Beh, un momento, non è che i geni c'entrino con la lingua, eh? Questo volevo capire. No, no, assolutamente, no, non vorrei essere frainteso. Diciamo, quando una popolazione si sposta, poniamo, non so, i turchi che conquistano l'impero bizantino, loro portano con sé i propri geni, la propria lingua, i propri costumi. Non so, ad esempio, sono musulmani, mentre i bizantini sono cristiani. Parlano turco, che poi è una lingua del ceppo, di un ceppo dell'Asia centrale profondamente diversa, non è neanche della famiglia indoeuropea a cui appartiene il greco, e hanno dei geni che sono naturalmente diversi dai geni dei bizantini o degli anatolici, perché sono gruppi che sono separati da circa da tante migliaia di anni, diciamo. Però il fatto della lingua che parlano i turchi, diciamo, non ha nulla a che vedere con i loro geni. Ha subito un'evoluzione parallela, perché i turchi si sono evoluti di generazione in generazione e la loro lingua si è evoluta di generazione in generazione. Solo che la lingua cambia comunque molto più rapidamente dei geni. Noi vediamo alcune differenze tra la genetica delle popolazioni dell'Asia centrale e la genetica delle popolazioni dell'Anatolia. Ci sono dei marker, degli indicatori che ci permettono di distinguerli bene, però, per dire quella che è, se vogliamo, la prova decisiva, un incrocio, un matrimonio fra una donna o un uomo dell'Asia centrale di popolazione mongola e una donna o un uomo della costa della Licia di ascendenza greca, possono sposarsi, avere figli bellissimi senza il minimo problema, anche se le rispettive popolazioni sono separate da 10.000, da 20.000 anni. Invece, nel momento in cui il greco dell'Anatolia e il turco degli Altai cercano di parlarsi, non riescono a scambiare una parola, hanno bisogno di un interprete. Forse questa dà l'idea. Sì, però i geni cambiano piano, sì, le lingue in fretta. A me è incuriosito proprio sapere questo, no? Siccome ci sono delle differenze nei linguaggi, a volte abissali, no? Proprio, sì, completamente, sì, diverse, volevo capire se questo dipendeva da un fatto solo culturale, solo genetico, sì, o di un miscuglio di due. È un fatto squisitamente culturale, tant'è vero che, diciamo, le regole e la regolarità con cui cambiano i linguaggi può essere misurata bene lavorando solo sul linguaggio. Entra, diciamo, non c'è bisogno di guardare i geni, perché non c'è alcuna relazione diretta tra i geni e la lingua che parliamo. C'è relazione fra geni e linguaggio, perché se non avessimo la base biologica che ci permette di parlare come associazioni neuronali, no? E non avessimo quella base organica che ci permette di parlare come modulazione della voce nell'apparato fonatorio, senza il cervello adatto e l'apparato vocale adatto noi non riusciremmo a parlare, e questo è un fatto indubbiamente genetico. Quindi, se vogliamo, il linguaggio è un fatto genetico, infatti, no, Chomsky parla di universali linguistici, non solo lui ne parla.
però la lingua che parliamo è un fatto squisitamente culturale e il modo in cui cambia può essere tracciato. Tra l'altro un progetto che abbiamo è fare seguire questo Homo sapiens 1, un Homo sapiens 2 che tratterà del linguaggio, giusto appunto, visto che è la base della cultura. Speriamo che venga ospitato a Novara. E speriamo di arrivare a farne, senz'altro la porteremo qua. Grazie.